Alla fine dell'era Sengoku, scontri continui martoriavano il Giappone. Il fuoco della guerra divampava, infuriando fin nel cuore dei monti, nella terra di Ashina. Forza. Ehi, randagio, non hai più niente da perdere. Intrigante. Vieni con me, lupo affamato. Un giovane lupo fu raccolto sul campo di battaglia. Si allenò senza sosta e infatti diventò un maestro shinobi. Non scordare mai i codici degli shinobi. Seguirai sempre la mia parola di padre. E poi seguirai quella del tuo signore. Da oggi, il tuo signore sarà lui. Difendilo con la vita. Se dovesse mai essere preso, riportalo indietro ad ogni costo. Capisci? Vero lupo. Circa 20 anni dopo il colpo di stato di Isshin, il clan Ashina era sull'orlo del collasso. E lo shinobi, noto come il lupo, aveva perso tutto. L'uomo che lo aveva accolto e il ragazzo che aveva giurato di proteggere. Shinobi, apri gli occhi per il bene del tuo Signore. Thank you.
Quello shinobi in fondo al pozzo. Non l'abbiamo incatenato né legato in nessun modo. La cosa non vi preoccupa? Per nulla. Non solo è disarmato, ha perso ogni volontà di vivere. È solo un codardo. Non merita la nostra attenzione. Oggi la luna splende luminosa sulla torre della luna. Forse l'erede divino approfitterà di quella luce per leggere. Forse, ma incarcerare un bambino... Poveretto, mi fa pena. Davvero. Ma Lord Genichiro avrà di certo le sue ragioni. Oggi la luna forse... Forse... La porta della Torre della Luna è chiusa, vero? Hai controllato? È chiusa senz'altro, ma nessuno ha riparato il buco nel muro. Quello? Non ti preoccupare. Da sull'orlo del precipizio. Nessuno può entrare da lì.
Hai fatto bene a venire. È passato troppo tempo, Lupo. Sono qui per liberarvi, mio signore. Beh, allora... Alza la testa. Kusabimaru, la tua spada. Buon Shinobi. Secondo il patto di fedeltà con il tuo signore, dedicherai la tua vita a servirmi. Come ordinate. Lupo fedele, vedo che sei ferito. Ho qualcosa che potrebbe aiutarti. Una fiaschetta speciale con delle acque medicinali. Usala per curare le tue ferite. Mio sire. Dunque, sei stato ferito gravemente. In seguito. In seguito a cosa? Non ricordi quella notte? No. No, ne parleremo più tardi. Ora, dobbiamo fuggire dal castello Ashina. Come volete. C'è un passaggio segreto sotto il ponte del fossato che ci porterà fuori dal castello. Lord Ishin me ne ha parlato una volta. Ti chiedo di trovare quel passaggio segreto. Dopo averlo trovato... Dammi un segnale con un fischio. Sai, come eri solito fare tanto tempo fa. Ti raggiungerò appena lo sento. Lupo, hai qualcosa per me? No. Capisco. Lascerò che ci pensi tu, Lupo.